Urbia, quando è? Partito. Allora, decima giornata di campionato, calcio a 7, Alpine Predators contro Atletico Sicili. Iniziamo dai padroni di casa, 12 punti, 4 vittorie e 5 sconfitte. Siamo con Momo, il nuovo acquisto. Quindi ti hanno preso per fare il cambio di passo e vincere il campionato. Ci proviamo, abbiamo perso tanti punti a inizio stagione, nella prima parte della stagione, adesso vogliamo recuperare e cercare di arrivare nei playoff per proseguire il campionato. Infatti nelle ultime 3 gare avete fatto 2 vittorie e una sconfitta, quindi il trend, diciamo, il trend è un po' cambiato. Vogliamo andare avanti, sì. Dall'altra parte invece siamo con il presidente dell'Atletico Sicili. Buonasera. Biagio, anche voi non siete partiti benissimo, la prima partita proprio contro di loro all'andata ha perso 7-5, poi una serie di sconfitte, mentre comunque nelle ultime 4 gare si è un po' cambiato il vento. È cambiato un po' il vento perché inizialmente eravamo partiti diversamente, poi abbiamo messo qualche innesto e abbiamo fatto nelle ultime 4 gare abbiamo fatto 7 punti, esatto. 2 vittorie consecutive, una sconfitta e un pareggio. Infatti stasera speriamo di portare a casa, di proseguire, altri 3 punti. Altri 3 punti. Infatti ci ha raggiunto anche il mister, prego mister, si metta di fianco. Buonasera. Al suo buonasera. Presidente. Buonasera. Questa sera come l'ha preparata la partita contro gli Alpine? Gli Alpine sono una bella squadra. Ricordo la partita d'andata, è stata una bella partita, mi hanno impressionato per il modo in cui giocavano. Poi sono giovani. Sono giovani, veloci, bravi, vedremo questa sera di contrastarli un po' meglio. Va bene, allora in bocca al lupo a tutti, grazie. Buona partita, crepi. Vi pure la mano in segno di fair play e che vinca il migliore. Bocca al lupo. Grazie. Ed è terminato 2-2 il primo tempo tra Alpine Predators e Atletico Sicili. Esci! Porca!
Arbitro, non ci posso credere. Guarda che ho preso la palla. Ed è terminata a 4 pari la sfida, siamo con Anut Alessandro, l'hai risolta tu nel finale almeno parzialmente perché eravate sotto fino a pochi secondi dalla fine, hai fatto il gol del 4 pari, un punto guadagnato alla fine della partita. Sì, diciamo anche che il pareggio poteva starci come poteva non starci, abbiamo avuto entrambi le nostre occasioni, poi alla fine pareggio, dettato un po' anche dall'arbitro secondo me che ha fischiato a volte delle cose un po' assurde, però vabbè, ci sta, pareggio, abbastanza onesto. Un punto a testa, comunque una bella partita, ben giocata da tutte le squadre, combattuta, va bene, va. Complimenti e in bocca al lupo per proseguire il campionato. Ciao. Ciao.